Frode Siga, siamo qui di fronte per la presentazione di questo ennesimo tentativo della sua fondazione di restaurare il Come Riuscito Miracolo a Milano. Da dove nasce questa esigenza e quanto è attuale ancora oggi il lavoro e l'opera di suo padre? Beh, questo non tentativo, questo risultato, che è il restauro di oggi di Miracolo a Milano in digitale, è un ulteriore passo avanti nella preservazione delle opere paterne. Due anni fa con l'Aldi di Biciclette, quest'anno grazie alla SEA e alla Corte di Milano con Miracolo a Milano. Il film ha una grande valenza, soprattutto storica, perché è una parte della cultura milanese, è un piccolo grande saggio di antropologia che parla appunto di un'umanità come quella dei barboni, quella dei poveri. Il film originalmente è dovuto intitolarsi I poveri disturbano, ed è proprio questo il perché si è scelta Milano allora per ambientare il film. Il libro di Zavattini da cui è tratto il film era ambientato in una città immaginaria, invece il film è Milano perché Milano allora era la metropoli italiana ideale per sottolineare il grande divario fra ricchi e poveri. Per quanto riguarda, prima in conferenza stampa accennava di una sua iniziativa autofinanziata per cercare di far sì che il cinema entri nell'immaginario collettivo per le scuole medie superiori. È difficile portarlo a livello italiano, nel senso che ha avuto tentativi, non funziona. Io ho parlato tante volte con gli esercenti che però non mostrano interesse nel circuitare queste opere del passato. Nonostante il successo che ha avuto, nonostante il successo, nonostante la richiesta. Io per primo allora mi sono mosso sul piano didattico a fare videoconferenze insieme all'associazione Lavoro in Corso, per esempio in Umbria, ho cominciato un giro da Città di Castello a Perugia, dove i ragazzi stessi si autofinanziano, pagano 5 euro a testa per stare a sentire me, che in due ore gli illustro l'opera omnia di mio padre. Dopodiché, dopo il mio intervento, ci saranno i film proiettati per intero nelle scuole. Parlo dei licei, che mi sembra la fascia scolare d'età ideale. Certo. E prima stava dicendo sempre che in caso fosse proposto, parlava di Miracolo a Milano per la situazione, un film del genere a Natale potrebbe fare una cifra non indifferente, ma non in concorrenza o in antitesi con i vari cinepanettoni. È un'alternativa che purtroppo funziona. Come mai secondo lei in Italia queste cose? È una grande favola, una bella favola, gli spazi non mancano, ci sono cinema di nicchia, come si dice, anche a Roma come a Milano. Per cui si dovrebbe pensare a questo, a far proiettare appunto questi grandi film del cinema italiano, tra cui Miracolo a Milano. Grazie, grazie.